Una grande esultanza per il gol, non capita di vederla spesso dopo appena 17 minuti, ma hai detto che te lo sentivi già il giorno prima, immaginavi di segnare in questa sfida col Città di Messina. Sì, perché stavo bene, le gambe andavano, poi il giorno prima sentivo che l'indomani avrei fatto una grande partita, perché aspettavano tutti questa partita, dovevamo solo vincere. Poi è arrivato pure il mio gol, più contento di così. C'è uno striscione in curva, sono dei tuoi amici, ti stanno sostenendo con continuità e un aiuto in più. Sì, amici proprio stretti in cui ci frequento, che verranno sempre a campo, pure quando giocherò fuori casa, sono sempre lì a sostenermi. Come ti sei ambientato? Probabilmente ti ha aiutato anche il fatto che ci sono tanti giocatori che avevi conosciuto a Milazzo. Oh, mi sono ambientato bene, il gruppo va bene. Tutti bravi ragazzi, dal più piccolo al più grande, come ti ripeto, i grandi sono pure tutti bravi, se ci devono dare un consiglio lo fanno, tutti stanno zitti, tutto bene. Immaginavi di giocare così tanto? C'è tanta concorrenza in avanti, perfino un giocatore come Cucuzza deve faticare a volte per trovare spazio. No, immaginavo no, però ho fatto bene al ritiro, ho fatto bene gli allenamenti, il mister mi ha dato fiducia e l'ho sfruttata bene. Ora sta a lui. Hai un obiettivo particolare quest'anno? Vincere il campionato e basta.